Ciao a tutti, oggi vi mostrerò come preparare questi bellissimi dolcetti. Si tratta di financier al cioccolato e alla mandorla. L'impasto financier è composto dal bumi, quindi è una ricetta perfetta per smaltire quelli che avrete in eccesso. E sicuramente ne avrete, considerando tutti i dolci che preparate. Seguitemi fino alla fine per vedere come realizzarli. Prima di tutto dobbiamo preparare il burro nocciola. In una piccola casseruola aggiungo il burro. E lo faccio scaldare a fuoco medio-alto fino a quando, fondendosi, raggiungerà un gradevole colore e profumo nocciola e lo sentirete, come si suol dire, cantare, vale a dire fare dei piccoli crepitini. Ora che il burro ha raggiunto questo colore e sentirete comunque un meraviglioso profumo, lo togliamo dal fuoco. Ora lo filtro attraverso un colino fine e lo lasciamo intiepidire. Ora che il burro si è intiepidito, siamo intorno ai 40 gradi centigradi, possiamo preparare l'impasto per i financier. È un impasto meraviglioso perché è un'ottima occasione per riciclare degli albumi che vi sono avanzati. Io qui utilizzerò polvere di mandorle, ma potrete utilizzare polvere di pistacchio, di noci o di nocciole. Io qua appunto utilizzo la polvere di mandorle. Nella ciotola della planetaria verso le polveri che ho già premiscelato e setacciato, vale a dire farina, lievito, sale e polvere di mandorle. Aggiungo gli albumi e inizio ad impastare. Impasterò a velocità 1, massimo 2, in quanto non dobbiamo sviluppare glutine. Se doveste vedere che magari la foglia fa un pochino di fatica, ci si può aiutare con una marisa per pulire un pochino i bordi, poiché è una piccola quantità. È comunque una pastella fluida, vedete, è rimasto un pochino di impasto sul fondo, quindi mi aiuto con una marisa. E vado avanti a impastare. Ora aggiungo il burro nocciola e lo faccio incorporare poco alla volta. Ora che il grasso è stato ben incorporato, vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere, una pastella liscia e morbida. Possiamo incorporare le gocce di cioccolato. Incorporo le gocce ed amalgamo definitivamente. Ora verserò l'impasto all'interno di una tasca e andrò a dressarlo in uno stampo di silicone. Io ho scelto questa ciambella da 7 cm
di diametro, potrete utilizzare lo stampo che più preferite. L'importante è che abbia una cavità, perché poi all'interno andrà inserita la ganache. Potrete utilizzare stampi più grandi o più piccoli, quindi è evidente che dovrete adattare la quantità dello stampo e i tempi di cottura alla vostra dimensione. Vi ricordo inoltre che lo stampo di silicone, nonostante sia di silicone, deve essere unto. Io ho utilizzato dello staccante, ma voi potrete utilizzare eventualmente del burro. Io ho utilizzato appunto questo a ciambella o da Savarin, che dir si voglia, da 7 cm di diametro. Ora lo dresserò all'interno dello stampo, rimanendo a 2-3 mm dal bordo, e infornerò a 155 gradi ventilato per circa 20 minuti. Batto leggermente, inforniamo 20 minuti a 155 gradi ventilato. E mentre i finanzieri cuociono, prepariamo la ganache al cioccolato fondente. Per la ganache io ho già fuso il cioccolato fondente e scaldato il latte. Come sempre realizzeremo un'emulsione versando il liquido caldo all'interno del cioccolato in 3 volte. Mescoliamo dal centro verso l'esterno. È una piccolissima quantità. All'inizio apparirà sgranata, ma a mano che aggiungeremo il liquido, il composto diventerà omogeneo. E l'ultima parte. Guardate com'è bella liscia. Ora la verserò all'interno di una tasca e la lascerò raffreddare a temperatura ambiente, perché essendo una piccola quantità, se dovessimo metterla in frigorifero c'è magari il rischio che si indurisca troppo e poi non possa essere dressata all'interno della cavità dei financier, e appunto la lascerò raffreddare a temperatura ambiente. Ecco i financier cotti, li lascerò intiepidire leggermente e poi li smodellerò dallo stampo. Ecco io i financier smodellati, guardate come sono carini, io li trovo molto simpatici. Ora dobbiamo lasciarli raffreddare per poter poi andare a dressare all'interno la ganache. I financier si sono raffreddati, ora andrò a riempire le cavità con la ganache, che ha una temperatura di circa 15-20 gradi. Lascerò poi cristallizzare definitivamente la ganache a temperatura ambiente. Se avete fretta perché siete molto golosi, potrete metterla in frigorifero.
ed ecco i financier al cioccolato e mandorla terminati. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, è un dolce perfetto per una merenda o per una colazione e vi consiglio di realizzarli il più presto possibile. Vi ringrazio per aver seguito il video, iscrivetevi al nostro canale YouTube attivando la campanella per non perdere neanche una ricetta e seguiteci sui social Facebook e Instagram. Ciao!